Tutti quelli che mi seguono fin dall'inizio lo sanno, un mio grandissimo difetto è che adoro tantissimo collezionare. E siccome vi ho mostrato dei video sulle mie collezioni tolkieniane e potterniane, ho deciso che questa volta vi mostrerò una collezione un po' più particolare e un po' più anche ossessiva, perché intendo mostrarvi la mia immensa collezione di magliette. Quando vedo una maglietta che mi piace non so resistere, saranno divise per categorie e queste ultime saranno serie televisive, film, anime, sub, vacanze. Iniziamo subito con... Allora ragazzi, queste che vedete sono la prima categoria di magliette, le serie televisive. Qui abbiamo una maglietta con scritto I'm not insane, my mother are detested. Infatti, da questa maglietta a questa sono tutte e tre di The Big Bang Theory. Poi abbiamo questo, che è la maglietta con il cubo di Rubik, e questa invece è la battuta più classica di The Big Bang Theory. Knock 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 Penny, knock 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 Penny, knock 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 Penny. Veramente straordinario. Questo invece è un salto, perché qui siamo a Breaking Bad, la serie televisiva che ha spopolato il mondo dal 2008 al 2013. E poi torniamo in ambito del Big Bang Theory con questo, che è il classico gioco di sasso, carta, forbice, Lizard, Spock, che abbiamo visto moltissime volte in The Big Bang Theory. Le forbici tagliano la carta avvolge il sasso uccide Lizard, Lizard avvelena Spock, Spock rompe le forbici, le forbici decapitano Lizard, Lizard mangia la carta invalida Spock, Spock vaporizza il sasso, e come è sempre stato, il sasso rompe le forbici. Passiamo da The Big Bang Theory a The Walking Dead. Ragazzi, The Walking Dead è veramente una serie TV sovrana. E poi concludiamo di nuovo con The Big Bang Theory, con la maglietta con sopra la parola magica di Sheldon, Bazinga, e anche il fulmine. Questa è una maglietta che abbiamo visto molte volte indossare a Sheldon. Cioè ragazzi, ditemi se queste magliette non sono straordinarie, sono una più bella dell'altra. Ora che abbiamo finito con la parte delle serie televisive, sperando che vi sia piaciuta, direi che è il momento di passare alla categoria vacanze. Queste che vedete sono le uniche due magliette che hanno a che fare con vacanze che non ho fatto io in prima persona, ma che ha fatto mia sorella. Due magliette dell'Hard Rock. Abbiamo, come vedete, l'Hard Rock di Roma e l'Hard Rock di Berlino. Finito anche l'argomento vacanze, passiamo all'argomento sub, un altro mattone gigantesco. Queste sono le magliette che hanno a che fare con il sub. E credetemi, queste vanno analizzate ognuna pezzo per pezzo. Questa è la polo ufficiale di Take Me Diving e vi lascio come sempre il link del loro canale e del loro sito qua sotto in descrizione. E poi è anche comodissima, credetemi. Poi abbiamo questa, che è una maglietta che mi ha comprato mia madre, che rappresenta l'evoluzione del sub, a partire dall'età della pietra fino ad arrivare a un bellissimo subacqueo che si butta. Poi di qua abbiamo una maglietta di Io respiro sott'acqua, e poi sotto che dice qual è il tuo superpotere. Anche questa è una maglietta che mi ha comprato mia madre e veramente gliene sono moltissimo grato. Questa invece è la maglietta del Thistlegorm, e se non avete visto il video in questione ve lo lascio qua sotto in descrizione. Qui invece abbiamo una maglietta di Profondamente Pulito, che rappresenta il giorno in cui io con il gruppo di sub siamo andati a pulire i fondali marini. Questa invece è una maglietta molto importante, perché sono tutti i segnali della subacquea. Questo significa andare giù, il classico simbolo ok, che può essere fatto anche così. Questo che vuol dire condividere l'aria. Questo che significa quanta aria hai. Poi abbiamo questo segnale che significa mal di testa. Questo che significa freddo. Questo segnale che significa pausa di 3 minuti a 5 metri, che è fondamentale prima di risalire. Poi abbiamo i segnali dei bar. Abbiamo 50 bar e 100 bar, che vanno sempre segnati non appena la tua guida o il tuo compagno ti fanno questo gesto qui. Questa invece è una maglietta che ho comprato al diving delle Maldive. Veramente questa è una delle magliette più preziose che ho. La maglietta ufficiale di Take Me Diving. Quella è la polo ufficiale. Questa è la maglietta ufficiale invece, ragazzi. Finito anche questo mattone gigantesco, passiamo agli ultimi due mattoni semplici, i film e gli anime. Partiamo con la sezione anime. Abbiamo due magliette di One Piece con entrambe raffiguranti Luffy, e poi una di Dragon Ball Super con Goku Super Saiyan Blue. Ragazzi, queste sono state acquistate negli ultimi 4 anni e credetemi, mi vanno ancora bene. Qui invece abbiamo la categoria film e spero che abbiate riconosciuto subito i film in questione. Abbiamo Bud Spencer, e per chi non avesse visto il tributo che ho recentemente fatto su questo grandissimo attore, vi lascio come sempre il link in descrizione per vederlo. Poi abbiamo una maglietta di Ritorno al Futuro con le tre date, del secondo film e del primo film. Il 2012 non ho proprio idea a che cosa si riferisca, ma comunque. E poi abbiamo una maglietta di Harry Potter
è quella del Signore degli Anelli, con la bellissima scritta del linguaggio nero. Ragazzi, anche con i film io non scherzo, io esigo soltanto il massimo della qualità. E stessa cosa anche per gli anime, e infatti ho ordinato una nuova carrellata di magliette a tema anime che dovrebbero arrivarmi nei prossimi mesi. Bene ragazzi, anche l'ultima parte della collezione è terminata. Io posso dire che sono veramente ossessionato da queste magliette, perché sono una più bella dell'altra. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, e come sempre vi invito a lasciare un bellissimo like per supportare il canale, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ragazzi, dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, ce la possiamo fare? Ciao ragazzi, alla prossima!